Contro le sanzioni serve una mobilitazione della città, quindi lei conferma la manifestazione che già aveva annunciato per il 10 aprile? No, ci sarà una manifestazione il 14 aprile, sabato mattina a Napoli a Piazza Municipio, la mattina. Abbiamo deciso Napoli perché abbiamo troppe adesioni. Roma più di un migliaio di persone, 1500 persone non possono arrivare, per arrivare bisogna anche viaggiare significa, insomma, è complicato, bisogna poi anche nelle siepi fare le corse a ostacoli, quindi siamo praticamente qui davanti Palazzo San Giacomo perché penso che un momento di mobilitazione cittadina contro il debito ingiusto, odioso, illegittimo, antistorico contro i napoletani e per questo gioco delle tre carte sulla pelle dei napoletani che noi non possiamo sopportare. Quindi nella partita che ci condurrà alla vittoria abbiamo vinto il primo tempo e di questo voglio anche ringraziare il Presidente del Consiglio Gentiloni. Adesso stiamo giocando, dobbiamo cominciare a giocare il secondo tempo che è quello più complicato, forse più lungo. Ci auguriamo di non dover andare ai tempi supplementari, tutti devono sapere che comunque esiste solo un risultato che è la vittoria, perché questa è un'ingiustizia troppo grave, l'unico caso della Repubblica Italiana di un'applicazione di sanzioni di questo tipo, cioè noi dovremmo pagare la stessa somma del debito che lo Stato non ha pagato e che noi dovremmo pagare perché lo Stato non ha pagato. Si fa fatica, anche un uomo come me che ha visto tante ingiustizie fatte dalle istituzioni, questa cosa qua è davvero incredibile. Chi non si schiera con la città e con i napoletani e malafede in questa vicenda. È l'unico caso da quando io faccio il sindaco che mi prendo la responsabilità di dire questa cosa, perché è talmente evidente questa partita che chi la vuole raccontare in un altro modo è in malafede. Ma queste sanzioni andranno a incidere sul bilancio che voi state preparando? No, allora, aspettiamo. Questa è una domanda un po' che richiede una risposta complessa su cui stiamo lavorando. Ho ragione di ritenere che nel bilancio 2018 non incide. Potrebbe incidere sul previsionale triennale, perché noi dobbiamo anche prevedere il 2019 e quindi su questo stiamo già lavorando anche con questo governo in attesa del prossimo, perché poi sapete, il prossimo ci sarà. E qua faccio una domanda a voi se siete più informati di me, io non lo so, potrebbe anche esserci uno scenario belga che sia stato per un anno senza governo e nessuno se n'è accorto, quindi non lo sappiamo, quindi per noi il governo c'è ed è il governo Gentiloni, è in carica e stiamo dialogando anche su questi temi. Poi probabilmente ci sarà bisogno di una legge o di una qualche norma e ne discuteremo dopo il 14 aprile, ritengo che la manifestazione popolare darà mandato a una delegazione di recarsi dai gruppi parlamentari, la mia proposta sarà questa, avere un mandato popolare per andare a chiedere un incontro a tutti i gruppi parlamentari, nessuno escluso, chiaramente ci farebbe piacere avere un confronto innanzitutto con i deputati napoletani perché la partita è nazionale quella del debito, ma questa è una partita soprattutto napoletana perché solo a Napoli non ci hanno fatto mancare nulla in questi 7 anni come il debito dell'81 del post terremoto e dell'emergenza rifiuti e quindi adesso però consentitemelo di dire sono più tranquillo perché aver creato tutte le condizioni giuridiche, dobbiamo ancora formalizzare l'accordo, ma comunque per togliere il pignoramento e questa è la linea. Significa aver messo in campo quelle condizioni per evitare il crollo sociale ed economico della città. Questa è la cosa più importante, nel senso in questo momento abbiamo scansato il pericolo più grave, però adesso dobbiamo affrontare l'ingiustizia più grave da cui è derivato il pericolo, perché il pignoramento deriva dal fatto che il debito non è stato pagato. Quindi noi abbiamo adesso tolto l'effetto più pericoloso e nefasto, dobbiamo andare sul male, dobbiamo andare ad affrontare chirurgicamente il male che sono quei due debiti odiosi. Poi attenzione, l'ultima cosa, giusto per darvi un'informazione precisa, attendiamo sempre le motivazioni della Corte dei Conti, perché non ci dimentichiamo mai che in dispositivo stava scritto rigetta come immotivazione. Come motivazione potrebbe essere la esatta entità del debito di cui stiamo parlando. Sì, perché 214 potrebbero non essere quelli. Potrebbero essere. Abbiamo visto di tutto che potrebbero anche aumentare, ma sarebbe un ulteriore. Quindi ci auguriamo che sia meno. Ecco questo. Se vi chiamo particolari che forse non sono di stretta competenza del comune, ma tanto per. Si è detto dialogo anche col governo attuale. Sì.
Correggetemi, non credo che possa varare un decreto. No, no, non questo. Parliamo di decreto legge, no, non parliamo, no, no, no. Parliamo, scusi, di legge no, 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 non parliamo di leggi in questo momento. In questo momento non ci sono condizioni per fare leggi, dobbiamo parlare con il nuovo Parlamento e con il nuovo governo, se parliamo di leggi. Parlo di governo perché alcune atti, alcuni provvedimenti possono essere anche non di natura legislativa. Sindaco, lei ha parlato di questo scenario belga, ma informalmente da parte di chi oggi rivendica il fatto di dover andare al governo come i 5 Stelle, vi è arrivato qualche segnale o magari attraverso i consiglieri comunali di come intenderebbero affrontare la questione? Nessun segnale. Penso che sono impegnati per altro, là è difficile veramente fare questo governo, è una legge elettorale davvero brutta, sbagliata, fino anche scellerata sotto alcuni aspetti, che sta mostrando tutti i suoi limiti, quindi è difficile fare un governo, quindi a Napoli c'è un governo però. Trovato? Quali potrebbero essere gli aspetti non legislativi? No, no, mi fermo qua perché è un lavoro complesso, è fatto di interpretazioni, di cose, mi fermo. Una cosa, ma... No, ma non che voi voglio far capire, è un lavoro in progress, stiamo facendo anche noi, quindi... Rispetto all'accordo di ieri, poi tecnicamente, diciamo, per concludersi, per porre le firme, c'è bisogno, diciamo, di un provvedimento che può fare... Anche diciamo l'attuale. Sì, sì, no, ma sono atti non politici. No, 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 sono atti. Cioè si deve formalizzare, questa è una domanda corretta, si deve formalizzare l'accordo che si è chiuso ieri, un accordo ai massimi livelli, con risorse economiche, con i punti, cioè un accordo totale. Chiaramente sono dei passaggi che sono eminentemente burocratici, giuridici, formali, che richiedono qualche giorno. Però noi, diciamo, ieri sono messe in campo tutte le condizioni perché il pignoramento totale, quindi non progressivo, possa essere eliminato e quindi si è messo in sicurezza tutti, stipendi, servizi e il resto appresso. Però ripeto poi le cose che ho detto prima. La cifra anche qui è il problema del governo, non vostro, mi rendo conto. Sì. La cifra che dovranno investire dal punto di vista di bilancio statale. Non è stata trovata. È stata trovata, così come noi abbiamo... Che devono passare, no, da noi, ve l'ho detto, no, no, è tutto a... no, se no non mi sbilanciavo così, assolutamente, abbiamo sufficientemente, siamo sufficientemente attrezzati. Grazie. Grazie, grazie, grazie.